Ma cosa sta succedendo nel quartiere di Colleatterrato a Teramo, tra le decine di palazzine ater abbandonate dopo gli ultimi sismi e non ancora ristrutturate? Furti, scassi, vandalismi di ogni genere e occupazioni abusive. Gli sfollati protestano, stanno smontando le nostre case pezzo pezzo senza che nessuno intervenga. Quasi nulli controlli, sia da parte dell'ente proprietario, l'ater appunto, o delle forze dell'ordine. Colleatterrata praticamente ogni mese, ogni anno che passa è sempre peggio perché è sempre più in stato di abbandono e leggiamo ovviamente come anche se siamo noi gli inquilini, leggiamo di furti che si susseguono ogni notte, non solo la ricostruzione ancora al palo, ma addirittura è uno stato pure d'abbandono, pure il controllo. Ma su questa situazione avete interpellato l'ATER, avete chiesto l'aiuto dell'ATER? Questo sono anni, ovviamente, che questo problema esiste e persiste, e quindi è chiaro negli incontri è stato sollevato. Ovviamente qua è chiaro, poi ci stanno sempre rassicurazioni che finalmente parte questa ricostruzione e quindi magari che dovrebbe in qualche modo quindi risolvere il problema, perché poi sarebbero ovviamente a mettere fuori gli arredamenti, quindi, però purtroppo, come sappiamo, l'unico lavoro che era partito via Adamoli già è fermo. Poi c'è anche il problema dei ritardi clamorosi, ovviamente, del CAS. Ci sono anche in questo caso rassicurazioni di saldi entro la fine dell'anno di questi ritardi di 4-5 mesi assurdi di pagamenti, e quindi non ci resta che sperare che fra il dire e il fare non ci sia di mezzo il mare anche in questa occasione. La pazienza di questi cittadini si è esaurita da tempo. Sono 4 anni che attendono gli interventi di ricostruzione e che sono fuori casa. Adesso ci si mettono anche ladri e sciacalli. Un Natale davvero tragico.